Missionaria nel cuore del Vaticano, sull'esempio di Maria, con una vita semplice di comunità, come ha voluto San Francesco d'Assisi. Con questo spirito, le suore francescane missionarie di Maria offrono da 91 anni il loro servizio e le loro competenze per ridare bellezza agli arazzi e tessuti oggi conservati nei musei vaticani. Fu Papa Pio XI nel 1930 a portare in Vaticano l'esperienza delle suore maturata in vari laboratori artistici a Napoli, Roma e a Taormina. Risalgono a quel tempo i primi passi dell'attuale laboratorio di restauro arazzi e tessuti, coordinato oggi da Chiara Pavan e nel quale lavorano 7 restauratrici, 3 delle quali religiose. Suor Maria Smolegna. Nel laboratorio di restauro di arazzi e tessuti, le suore, sempre nella collaborazione con i bravi restauratori professionali e laici, si impegnano a ridonare questo splendore degli arazzi e i tessuti antichi, spesso consunti ma carichi di storia e di significato. Vogliamo riemergere il messaggio che portano in sé queste opere. Io vedo questi arazzi come i testimoni della vita della Chiesa, esposti durante i concili, concistori, sinodi. C'era un periodo dove erano esposti durante la processione del Corpus Domini, durante i momenti più importanti. Adesso la maggioranza è esposta nei musei. Un lavoro fatto di pazienza certosina, di pura dedizione, che rispecchia anche i due pilastri del carisma e della vita delle suore, la contemplazione e l'azione. L'offerta della vita, afferma Suor Maria, per la Chiesa e la salvezza del mondo. Qui c'è una straordinaria occasione di parlare all'intelligenza, alla sensibilità di chi entra in questo spazio di bellezza, dell'immagine, dei simboli, per poter spingere le persone a porsi le domande più profonde, per arrivare alla verità cristiana. Un vero e proprio cammino di fede nel segno della cura, non solo dei grandi arazzi, ma anche di ricami, tessuti, arredi, tappezzeria, insieme a vesti liturgiche e sedute di troni papali. Una responsabilità per le 8 suore francescane missionarie di Maria di 6 nazionalità diverse che vivono in Vaticano, chiamate a servire la bellezza. La fede ha bisogno di essere espressa con un senso di armonia, di bellezza, di arte. Vogliamo in questo mondo delle immagini invitare le persone ad arrivare a questo mistero. Oggi, come oggi, io vedo questo posto come una catechesi, il posto ecumenico di incontro. In questo senso vedo la missionarietà. Io, lavorando qui, mi sento invitata a servire questa bellezza che accompagna il cammino dell'uomo e lo trasfigura.